Un grande piacere avere con me e con noi Nothing But Thieves. Thank you for being with us. Thank you. You're about to jump on stage. Are you excited? Siete eccitati? Very excited. We've always had an amazing reception in Italy, and I don't think today is gonna sort of be any different. We're looking forward to it. Tutte le volte che sono venuto in Italia hanno sempre avuto una grande accoglienza da parte del pubblico e non c'è motivo di pensare che oggi sia diverso. We are here in the backstage. Siamo nel backstage, quindi il grande palco è proprio a un minuto a piedi. What's the most difficult thing before going on stage, waiting or... Well, when we play in Italy, especially at the festivals, it's just staying cool. So I just kind of like sit like a lizard for 6 hours before we go on stage, so I don't, self-combust. How about you? Yeah. You were in a hammock for a good hour. I had a sleep. We were up very early on this flight this morning, so I was having a little rest. I'd say the hardest thing is to make the perfect drink for stage, make sure the balance of everything is right. We didn't have any cups at this festival in the UK, so Dom had to make a pint for beer out of bread, out of a baguette of bread. So that was, difficult. These challenges we find on tour. I'm really sorry that you're going to have to try and translate that. That probably makes no sense. A pint in baguette. Si scusa che la difficoltà della traduzione. In realtà quello che loro hanno detto è che è sempre molto difficile per motivi diversi. Ad esempio, loro questa mattina hanno preso un volo molto presto, quindi dalle 6 del mattino quando arrivano devono cercare di giocare con il tempo, bere la quantità giusta e le cose giuste prima di salire sul palco, oppure semplicemente dormire. Quindi questo è il momento ovviamente più difficile. You always said that playing live is much better than playing in studio. I think we love both. You need a balance in our career. It's kind of three things. You write, you're in the studio, and you tour. And too much of one kind of makes you sick. It's like a lot. So you have to have a balance of it. But that's like all life, isn't it? Chocolate and stuff like me. Grande, dice che la mia domanda era se suonare dal vivo è sempre meglio che suonare in studio. Loro dicono che in realtà ci sono tre parti della vita di un artista, che sono la composizione, quindi la scrittura dei brani, suonare in studio e poi dal vivo. Se ti concentri soltanto o maggiormente su uno di questi tre aspetti, rischi di perdere la bellezza dell'insieme. Talking about new material, are you working on a new record? We are, yeah, we're every day we're not in the festivals until the end of the year. We're writing and recording, and we've been doing that the whole of this year, so yeah, just it's going well. Ci siamo quasi. When do you think it will be out? You answer that, because I always give stuff away. I would say within the next 15 years. Ok, entro 15 anni uscirà il nuovo disco a cui stanno lavorando, registrano e soprattutto scrivono anche mentre sono in tour. One last question: if you had to choose Jeff Buckley or Thom Yorke? Splice them. Hold on, for what? because if it's like help putting up my new garden furniture, it'd definitely be Thom Yorke, because I think he's a well-educated man. I don't know about Buckley's history, but I feel like he'd be able to read the instruction manual for like a nice sort of furniture table setup in the garden. What about just singing, playing and singing? For just playing, Thom Yorke, just because of the load of the amount of music that we've fallen in love with and inspired us over the years. That's horrible. That's like about your kids. It's not a good question. I'm sorry about that. Non è effettivamente una domanda facile. Ho chiesto cosa preferiscono, cosa preferirebbero, dovessero scegliere fra Thom Yorke e Jeff Buckley, che sono due delle influenze. Ovviamente si è giocato sul fatto, dipende in che cosa, perché ci sono dei momenti diversi. Se si deve scegliere soltanto l'aspetto musicale, forse Thom Yorke, perché incorpora una quantità più grande di influenze che poi possono diventare musica. So good luck for everything. Thank you. And stay rock. Thank you very much. Thank you. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.